Salve a tutti e ben ritrovati! Oggi vi parlerò di un recente studio del paleontologo Michael Demick, della Delphi University di New York riguardo i sauropodi, dinosauri vissuti tra il Triassico e il Cretaceo, che hanno spinto le dimensioni massime del corpo animale realmente al limite. Vivevano sulla terraferma, e non avevano quindi l'acqua marina a sostenere i loro immensi corpi, eppure alcune specie superavano in lunghezza le attuali balenottere azzurre. Dimensioni talmente titaniche che persino la scienza fatica a darne ragione. Basti pensare che l'animale più grande del mondo è la balenottera azzurra, un cetaceo che raggiunge i 30 metri di lunghezza e un peso di oltre 180 tonnellate. I sauropodi derivano dai prosauropodi, un gruppo di saurischi bipedi vissuti nel Triassico. Questi animali erano ancora parzialmente carnivori, mentre i sauropodi presentano un'alimentazione strettamente erbivora. A differenza degli altri dinosauri, questi erbivori ritornarono a camminare su quattro zampe, ma il minore sviluppo degli arti anteriori rivela la loro origine da forme bipedi. La posizione quadrupede, l'alimentazione erbivora e la grande disponibilità di cibo portò ben presto al gigantismo. Il Diplodocus, il Brontosaurus pesavano decine di tonnellate. Il record però sembra appartenere al Brachiosaurus che forse raggiungeva e superava le 100 tonnellate. Sorge subito un enigma. Per quanto le zampe fossero potenti e forti, alcuni femori superavano i 2 metri di lunghezza con oltre 50 cm di diametro. Non si ritiene che fossero in grado di sopportare a lungo un carico di 50 a 60 tonnellate. Soprattutto se si tiene conto che, quando un quadrupede si muove, il suo peso poggia solo su 3 zampe, essendo ora l'una, ora l'altra delle 4 sempre sospesa, e se si considera che quelle posteriori ricevono il carico maggiore. Da qui l'ipotesi che questi animali conducessero una vita prevalentemente anfibia per scaricare il peso del loro corpo in acque sufficientemente profonde. Il controllo di quella enorme massa di carne era affidato a un cervello del tutto particolare, anzi a 3 cervelli. In corrispondenza infatti dell'attacco degli arti anteriori e posteriori, il midollo spinale è molto ingrossato, mentre il vero cervello è piccolissimo, racchiuso dentro alla minutissima testa. Considerate le dimensioni del loro corpo, questi giganteschi erbivori avrebbero dovuto avere un cervello in proporzione. Invece il volume del loro cranio è incredibilmente basso. È difficile immaginare un barlume di intelligenza in questi animali. Forse erano delle enormi e totalmente stupide macchine che continuamente trasformavano dei vegetali in carne. Così strutturati, i sauropodi erano fragilissimi, la loro esistenza era legata a troppe circostanze favorevoli, grandi quantità di cibo e di acqua, per cui non stupisce la loro scomparsa, avvenuta al mutare dell'ambiente, e, con la loro, quella dei grandi carnivori. Le specie più grandi, però, erano realmente gigantesche. I Sauroposeidon Proteles, ad esempio, si ritiene che arrivassero a misurare anche 18 metri in altezza, per una lunghezza di più di 30 metri e un peso compreso tra le 50 e le 60 tonnellate. L'Argentinosauro superava i 30 a 35 metri di lunghezza e le 75 tonnellate di peso, mentre il Brutkaiosauro, di cui sono stati trovati pochissimi resti fossili, potrebbe essere arrivato ad una lunghezza di oltre 60 metri, per un peso di 125 a 170 tonnellate. Caratteristiche, ancora tutte da confermare, che ne farebbero il più grande animale mai esistito sul nostro pianeta. Il paleontologo Demick ha deciso di analizzare con cura il peso di tutte le specie scoperte fino ad oggi, realizzando il più dettagliato dataset mai studiato di sauropodi per ottenere una specie di mappa evolutiva, che mostra come sono cambiate nell'arco di circa 100 milioni di anni le dimensioni di questi animali. Le sue analisi hanno rivelato che il genere è cresciuto rapidamente di dimensioni durante le prime fasi della sua storia evolutiva, fermandosi poi a un peso medio che si aggira attorno alle 12 tonnellate. Neanche i cambiamenti avvenuti a livello climatico sembrano collegati con l'aumento di dimensioni di questi animali. Questo, secondo l'autore, indica che la crescita di dimensioni avvenuta nei sauropodi è stato con ogni probabilità un caso di convergenza evolutiva, legato al fatto che a più riprese questi animali si sono trovati ad evolvere in ambienti in cui hanno occupato una nicchia ecologica in cui divenivano vantaggiose dimensioni corporee gigantesche. Quel che resta da scoprire
Quindi, è per quale motivo alcuni lignaggi nel gruppo dei sauropodi si sono trovati in condizione di aumentare le proprie dimensioni fino a raggiungere proporzioni titaniche. Se ti è piaciuto questo video, clicca mi piace, lascia un commento e iscriviti al canale.